48esimo raduno degli alpini al Passo San Marco, un appuntamento che ha valenza nazionale e che vede coinvolte le sezioni di Bergamo e Valtellina e i gruppi alpini di Albaredo e Averara. Programma nel solco della tradizione, con la sfilata, interventi dell'autorità civili e militari, messa a pranzo nel piazzale Cantonira e la fanfara della sezione valtellinese. Presenti, fra le autorità, Lara Magoni, parlamentare europea, e Alan Vaninetti, in rappresentanza di provincia e BIM. È stata una giornata straordinaria, ancora una volta sono gli alpini che ci ricordano quanto è importante l'unità nazionale e tornando dall'Europa dove sono appena entrata ho apprezzato ancora di più questo momento importante di legame con il territorio ma soprattutto con i nostri valori universali. Quasi 2000 è presenti con la sezione valtellinese rappresentata da Rino Masa. Il raduno nasce nel 1976 per volontà di due reduci di Russia, di Albaredo per San Marco e a Verara nella Bergamasca, che vollero perpetuare la loro fratellanza maturata in quella tragica esperienza in Russia, incontrandosi ogni anno a cavallo fra la Val Brembana e la Valtellina. Questo è un appuntamento che ormai si parla da quasi 50 anni, non sono mai mancato, ero presente anche alla prima edizione e Morvegno sicuramente non può mancare perché l'orgoglio e l'onore del battaglione Morvegno lo portiamo nel cuore, deve essere presente in una delle manifestazioni intersezionali importanti al Passo San Marco, nell'unione tra le valli Valtellina e Val Brembana, che onora certo il sacrificio degli alpini ma che porta anche i valori di questa associazione, i valori della solidarietà. Ehi, voi!